quando si sente di fare una riflessione, ha qualche domanda da farmi, e se ci sono state immagini piuttosto forti vi chiedo scusa, ma d'altronde sono situazioni che vanno raccontate per come accadono. Non si può addolcire la pillola togliendo le immagini più forti. D'altronde un grande maestro della fotografia diceva che non sono le fotografie ad essere a volte molto forti e drammatiche, sono le realtà che sono forti e drammatiche. E poi un'altra citazione, poi smetto con le citazioni perché non mi piacciono così tanto: esistono fatti, pezzi di storia, esistono solo perché c'è una fotografia che li dimostra. E partendo da queste due citazioni vorrei che mi faceste già qualche domanda, per poi in base alle domande io potrò darvi delle risposte fotografiche. Potremmo saltare qui e lì, magari capire da dove vengono gli slam, le baraccopoli in Africa, dove l'assurdo è il quotidiano con cui queste persone si confrontano sono costrette a confrontarsi, luoghi in cui è vietato sognare, è impedito il sogno, perché non c'è nemmeno la possibilità, non ci si può permettere di sognare, perché la realtà è talmente cruda, forte, eccetera, che evidentemente bisogna pensare a sopravvivere. Ci sono luoghi in Africa dove rubare un pezzo di pane significa sopravvivere. Rubare un paio di scarpe significa diventare immediatamente ricco, perché le scarpe non sono, non è un accessorio necessario sempre, perché correre sulla spazzatura forse è più comodo correre a piedi nudi. E quindi magari in base alle vostre domande io vi posso portare un attimo dentro a queste situazioni, solo per qualche istante, qualche scatto che io sceglierò al momento, per poi mettermi di fronte ad una situazione altrettanto drammatica. Perché in uno dei miei tanti incontri, che io faccio molto volentieri e ringrazio sempre per gli inviti che ricevo, molti mi chiedono: ok, e dopo che succede? Bene, io ho un documento unico realizzato per un mio allievo dell'università che ha fatto la tesi di laurea su, e ho documentato uno dei posti più infami dell'italiano, ok? Dove questa persona, una volta che li abbiamo curati, li abbiamo soccorsi, li abbiamo abbracciati, abbiamo dedicato fiumi di inchiostro per raccontare il loro dramma, poi alla fine vedremo dove li lasciamo vivere, ok? E quindi ci porrà poi una domanda forte che richiama fatti ancora più drammatici: se questo è un uomo, ecco, io lo metto al centro per poi fare delle riflessioni ancora più profonde con il vostro intervento, evidentemente. Quindi domande? Sì, grazie. Intanto i giornalisti devono si caratterizzano per una cosa, la curiosità di Ti devo, è nato
campo di terra popoli per una settimana intera. E quindi io però le stime, le sfide che le hanno, anche perché sono stato loro più per tanti anni, qui queste zone di altissima criticità comunque mi stimolano a trovare il linguaggio giusto per entrare dentro nella storia della gente, farmi accettare e condividere con loro le speranze, i sogni e quello che loro si sentono dentro, con tanta dignità, tra l'altro. Si scopre una dignità incredibile di questi esseri umani in luoghi del mondo dove tutto sarebbe giustificato, anche le cose più turpi, eccetera, bene, lì si scopre davvero l'uomo che cos'è, l'essenza dell'essere umano. E quindi a un certo punto ho detto, vabbè, voglio dedicarmi, sapevo che sarebbe stato un viaggio molto lungo. Io dal largo delle coste libiche, poi già andare in Sicilia, poi Pozzallo, Messina, Lampedusa, eccetera, poi arrivare al canale d'Otranto, quindi tutto ciò che accade con dinamiche diverse, evidentemente, fino ad arrivare al Mar Egeo con dinamiche altrettanto diverse, complesse, eccetera, con immagini anche veramente molto forti. Però sapevo che era arrivato il momento per me di mettermi in discussione. Quindi mi credo 3 anni della mia vita per portare. Questo è un documento unico che ha un inizio e una fine, sempre nello stesso luogo, le stesse facce. E non c'è ridondanza, perché alla fine ricordate che ci sono delle, scusate, le spalle, immagini che si ripetono, persone che, ma d'altronde io ero lì in una sorta di recinto insieme a loro. Il viaggio per arrivare in Italia a Messina è stato molto lungo, è durato 8 ore, e per cui lì ho messo in campo le mie abilità e la mia capacità di mettermi in relazione con queste persone che vivono una fragilità, evidentemente. E quindi ho avuto modo di farmi raccontare le loro storie, ho avuto modo di ascoltare i drammi, i piccoli drammi. Avete visto quella bambina che si lava? Quella bambina avrei dovuto fermarlo, stoppare un attimo. Aveva una grande una grossa cicatrice qui sul collo, perché è stata praticamente una delle vittime dei gas scaricati dagli elicotteri di Bashar al-Assad, e questa bambina stava soffocando a causa del gas, e quindi hanno dovuto praticarle una tracheotomia veloce, ma in mezzo alla strada, quindi, perché non ci sono più ospedali. Guardate che la Siria la conosco molto bene, ho documentato i fatti drammatici della guerra, io ve li ho risparmiati perché non era assolutamente il caso. E questa bambina portava ancora addosso i segni di questa terribile esperienza. Provate a immaginare ragazzi della vostra età che sono riusciti a scappare, ma soprattutto c'è un ragazzo che alla fine era per terra con una maglietta pulita, che appoggiato lì, che cercava di, boh, probabilmente era, si stava abbandonando a dei pensieri molto tristi. Quel ragazzo lì è stato accompagnato dai genitori, che hanno venduto tutto quello che avevano per permettere a quel ragazzo di 14 anni di andare via dall'Africa. E c'era la consapevolezza di quel ragazzo che non avrebbe più rivisto i genitori. Sii uomo e fatti onore nella vita. 14 anni, da solo, in un mondo lontano dal suo, per cultura, per esperienza, per lingua, per odori, per emozioni, eccetera. Immaginate, no? Perché noi dobbiamo cercare di entrare dentro queste vite, non possiamo essere superficiali, no? Che vengono a fare. Adesso rivediamo insieme da dove partono, cosa fanno. Perché paradossalmente io non amo molto parlare, anche se l'ho documentata in maniera importante. Ho ricevuto premi importantissimi, il Süddeutsche Zeitung Magazine in Germania ha comprato un intero reportage sulle immagini forti di guerra, ma la guerra in sé è un fattore contingente. La vera emergenza è quello che accade in Africa ogni giorno, perché badate bene, in Sudafrica oggi, in questo momento, anche se questa frase è stata ripetuta quasi abusata, ma è vero, oggi parlavamo con Leonardo, ogni 5 secondi in Sudafrica
muore un bambino di fame prima che abbia raggiunto il quinto anno di età. Ok? Ogni 5 secondi. Right? Immaginate 12 bambini al minuto che muoiono, moltiplicate per 24 ore. Ok? E allora è chiaro che sorge spontaneo. È vita questa? È vita? C'è la possibilità di scappare? Sì, no, non lo so. Ma chi lo fa ha un grande coraggio, evidentemente. E per farlo deve vendere tutto. Quella ragazza alla quale ho dedicato più scatti, più momenti, eccetera, è una somala, Amira, 17 anni, abusata decine e decine di volte in questo percorso che l'ha portata dalla Somalia fino ad imbarcarsi, decine e decine di volte, abusata, annientata come essere umano, come donna, come tutto. Una cosa davvero insopportabile, insopportabile. Il fratello che cercava di difenderla era massacrato di botte, con mazze di ferro ogni volta che cercava di difendere la sorella. Allora queste sono le situazioni in cui arrivano. Certo, mi direte, qui ci sono gli spacciatori, qui ci sono i delinquenti che arrivano dal, no, dal Nord Africa, eccetera. Attenzione, no? Dovremmo avere anche altrettanto coraggio. Se abbiamo il coraggio di soccorrere queste persone, dovremmo avere anche il coraggio di mandare a casa i delinquenti che non meritano di rimanere qui, perché sennò non funziona. Mettiamo tutto quanto nello stesso, facciamo un fascio di tutto, e poi chi paga il prezzo più alto è quella Amira, che non c'entra niente, è scappata perché era impossibile vivere in quelle condizioni. Adesso vediamo solo qualche scatto fotografico realizzato a Korogocho, che per le ONG è una sfida continua di come si possa immaginare di vedere un uomo vivere in condizioni estreme. Santa Madonna.